Ha fatto tappa a Vasto la nuova edizione di Will Camp, il progetto di alta formazione sindacale della Will, con tavole rotonde, workshop e tanti ospiti. Una 3 giorni alla quale hanno preso parte oltre 100 giovani sindacalisti provenienti da tutta Italia e che si sono confrontati insieme a professionisti, esperti del settore, istituzioni e vertici sindacali. A tenere banco il futuro dell'automotive, argomento al centro della tavola rotonda a cui ha preso parte il segretario generale della Will, Pierpaolo Bombardieri. Il tema della transizione climatica e dell'automobile, intanto per noi, deve essere affrontato a livello europeo. Non possiamo più registrare una mancanza di investimenti e soprattutto una mancanza di attenzione sulla transizione sociale. Questo deve essere accompagnato però da scelte politiche chiare fatte dal nostro governo, potrebbe definire linee di politica industriale per questo paese, definire quali sono gli asset strategici che in questo paese dovrebbero essere seguiti. Per noi l'automotive e l'indotto, che vorrei ricordare soprattutto in questo territorio, produce tanti lavoratori e tante lavoratrici, e un aspetto importante, dovrebbe chiarire che l'automotive è uno degli asset strategici e regolarsi di conseguenza. Io vedo cosa fanno gli altri paesi europei che intervengono sul costo dell'energia, intervengono favorendo gli investimenti, intervengono cercando di trattenere le grandi multinazionali nei propri paesi. Non sono convinto che stia accadendo la stessa cosa in questo paese. Non vedo chiarezza sugli obiettivi finali, in modo particolare nel settore dell'automotive. Questo avviene sia a livello nazionale e ovviamente ha una ricaduta anche a livello territoriale. Per Fausta Bergamotto, sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le responsabilità di questa crisi sono altrove. È un settore industriale che risente di scelte scellerate compiute innanzitutto a livello europeo perché sono state fatte delle scelte non pragmatiche ma puramente ideologiche. Si è pensato ad un'industria del clima e non ad una industria dell'automobile. È un anno che stiamo dialogando con Stellantis, ci sono due tavoli aperti, un tavolo specifico per Automotive e un secondo tavolo specifico per Stellantis, dove i passaggi che sono stati fatti erano quelli della necessità di aumentare la produzione di autoveicoli, che da 1 milione prima del Covid era scesa a circa 400.000 unità, per riportarla a 1 milione di autovetture entro il 2030. A fronte di questo sono state concesse anche una serie di cose da parte del governo italiano, soprattutto nell'ambito degli ecobonus e degli incentivi.